la musica, grazie, fatemi capire dove sono, chi siete. Signori, come stiamo? Toni la musica. Allora, no, ma facciamo una cosa. Allora, sta succedendo qualche cosa di nuovo, non so se la valle è isolata, non è isolata, come siete messi. Io tutte le volte che vengo qua, l'ultima volta mi sono preso un candelotto, è un processo. Io non so se riesco ad andare via incolume. Allora, voglio dire, sta succedendo qualcosa in Italia, in tutta Italia. Tirate pure giù le bandiere, tanto siamo tutti in ottava, a parte la signora Gemma. Dunque dicevo, togli pure la bandiera, non abbiamo bisogno di sventolare, adesso siamo cittadini, non siamo comitati di protesta o meno, siamo cittadini, perché sta succedendo qualcosa di meraviglioso. Le folle, siamo, questo è lo tsunami vero, stiamo attraversando l'Italia. E gli sguardi cominciano ad essere più vivi, gli occhi si aprono, cominciate a crederci anche voi, cominciamo a credere, è fantastico, guardate che stiamo girando tutta l'Italia ed è veramente, anche noi ci siamo trasformati, noi eravamo un movimento, si chiamava Movimento 5 Stelle, non è neanche più un movimento, è diventato qualche cos'altro, una comunità. Io arrivo col solito carne, che me lo danno, mi mettono dentro prosciutti, formaggi, anche se avete qualcosa di locale, è ben accetto. Con quali scambiamo? Andiamo a fare il pieno di gasolio, lo scambiamo con i prosciutti e i salami. Io vado a dormire in casa di amici, a mangiare in casa di ristoranti di amici. È una comunità straordinaria. Tutti gli ingegneri che ho a bordo, a cominciare da Salvo, che è un ingegnere elettronico. Ha preso l'aspettativa dalla sua azienda, viene gratuitamente a farci l'upload di questa meravigliosa manifestazione, manda nel mondo questa roba qua, ai miei amici, a Pietro, a Walter, tutti in forma gratuita, è meravigliosa questa cosa, ci sentiamo parte di una comunità ed è quello che dovrebbe diventare l'Italia, una comunità straordinaria perché abbiamo bisogno di sentirci parte di un disegno comune, se no è finita. E allora io sto girando l'Italia, sono pieno di biglietti nel campo, biglietti di aiuto, di gente, ne abbiamo tirati fuori centinaia, di gente che dice vivo in macchina, mi ha perso il lavoro a 50 anni, o mia moglie non riesco a curarla, siamo qui, non abbiamo più tempo, non c'è più tempo, i centri delle città si scoprono, i piccoli negozi chiudono, continuano a fare supermercati, cemento, supermercati e posteggi per macchine. Non ce la fa più queste persone. Sono arrivo alla Caritas, perché se possiamo stare un po' tranquilli. Chi è questo? Questo qui ti sta riprendendo, lei chi è? Sì. No, mi è bellissimo. Chi è lei? Sono uno che sta riprendendo. Sì, sì, è un camera, di che televisione? Allora, per cortesia è privato di la fila. E vai fuori! Ehi, Flair! No! Flair, perché poi devono essere tre? Ne basta uno, due le mettiamo in vendita e una la teniamo senza politici dentro e senza pubblicità. Città, magari qua sentite meno la crisi, siete più impegnati al tavolo a vedere la vostra battaglia personale qua nella valle, però nelle città è maggiore la miseria, allora vengo alla Caritas, non vanno più le extra comunitarie a mangiare la mensa della Caritas, ci vanno le famiglie italiane, quei bambini per mano con lo sguardo basso. Io, è incredibile, i negozi che chiudono, che mi chiedono aiuto a me, Grillo fai qualcosa, sto perdendo il lavoro, Grillo fai qualcosa, sono avvilito da questa Italia così, che si rivolge come ultima chance a un ex comico, chi cazzo sono io? Io non lo so più, non ho la bacchetta magica, devi
risolvere tutti i problemi. È arrivato anche un cinese, mi ha abbracciato, ma non ce la faccio più un cinese. Allora, questo paese se ne sta andando, se ne sta andando nella sofferenza, gente che perde il lavoro, arriva da posti incredibili, e apri la televisione, apri queste televisioni qua, Dio mio, e sono lì, queste facce da culo, che sono lì, a spiegarci come dovrebbero. Quali sono le soluzioni ai problemi che hanno creato loro? L'antipolitica non c'è neanche più. L'antipolitica, la parola è scomparsa. Scomparsa, perché la fanno loro. Ed è bellissimo vedere questa gente che va lì a dire tutto il contrario di tutto. È bellissimo vedere il nano che va lì, saltella da uno show all'altro, hai capito? Saltella a dire di ritornare indietro, per noi i contanti, mi ci metto anche un sentimento delle tenere. Allora, lui se deve dare indietro qualcosa, deve dare indietro le tre concessioni televisive che gli sono state date gratis dal PD di D'Alema. Ecco che se deve dare indietro. L'1% di fatturato ha pagato. E allora questa gente che parla dell'IMU, quando il governo Berlusconi con 45 leggi, 44 decreti, ha bypassato il Parlamento nell'ultima legge e ha tolto l'ICI ai comuni, i comuni sono andati in deficit di 3 miliardi, allora lo Stato per ripassare i comuni ha preso i soldi dall'IRPE e dall'IVA, quindi l'hanno pagata quelli che non hanno neanche la casa. Questa è la gente che va lì a prenderci ancora per il culo. Basta, signori! Signori, siete morti, sì, allora bisogna, basta, dobbiamo dare un segnale, non c'è più tempo, il segnale è... Andare a casa subito! Assolutamente! Sono populista? Sono populista, ma prima, cari, prima di andare a casa, dobbiamo toglierci anche una soddisfazione, non se ne possono andare con il coltellino fuori. Prima abbiamo bisogno di una piccola soddisfazione, hanno fatto il redditometro su di noi. Bene, faremo il politometro su di loro. Assolutamente sì. Possiamo incrociare 10 dati, è semplice, patrimonio del politico quando è entrato in politica, 20 anni fa. Patrimonio del politico quando uscirà il 27. Avete dei dubbi? No. E patrimonio del politico che ha... E se il dato non sarà... Giusto? Corro! Ci prenderemo le cose che ci spettano! Ci interverrà la magistratura e sequestreremo i loro beni, come ai mafiosi, i loro conti correnti all'estero, i loro immobili, i loro uffici, come abbiamo già fatto a Parma. Non sono venuto qua a chiedere voti a nessuno. L'abbiamo già fatto, quello che vi dico. A Parma è entrata una giunta del Movimento 5 Stelle, non se l'aspettava, non si aspettano mai quello che facciamo. È bellissimo. Ebbene, hanno trovato un comune con un debito di 950 milioni di euro, 200 mila parmigiani. E allora il comune 5 Stelle si è costituito parte civile. Parte civile, la magistratura ha aperto un'inchiesta e 15 giorni fa il sindaco della giunta precedente è stato arrestato e i beni sono stati sequestrati, quelli dell'evento. E allora facciamo quello che diciamo. E allora non abbiamo più tempo, non abbiamo più tempo, guardate, è incredibile. È che bisogna fare qualcosa, un reddito di cittadinanza immediato, nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo bisogno di sentirci una comunità, i casi personali sono disperati, sono sempre di più. Allora un reddito di cittadinanza dove Gargamella, del PD, Gargamella dice è un populista, offre dei redditi quelli che non ci sono. Ci sono, come in tutti i paesi civili, qui ci sono televisioni da tutto il mondo che vengono a riprenderci. Ci sono in Olanda, in Germania. Reddito di cittadinanza significa non far morire una persona, salvarla. Perde il lavoro, sta a casa, 3 anni, fino a 900, 1000 euro al mese. E poi in nome del lavoro, il lavoro, questa parola, il lavoro, che è diventata veramente una parola terribile. Che cos'è il lavoro? Cosa serve il lavoro? Adesso in Germania, in questo momento qua, i 30 dei maggiori giornali in Germania dibattono
non su cazzate di Berlusconi o di Gargavena o di Rigor Montis. Dibattono sulle 30 ore di lavoro, arrivare a 30 ore di lavoro immediatamente, se non si diminuiscono gli orari di lavoro, non ci sarà mai lavoro per tutti, stanno dibattendo in questo momento, in Germania, la politica, ma non va, ma non va. E allora signore, allora io il lavoro, ma che cosa? Arrivo dal Sucis, in Sardegna, miniere di carbone. Miniere di carbone, gente che muore di silicosi a 55 anni. È lavoro quello di cavare il carbone a 1000 metri, è lavoro? È lavoro? A 1000 metri. Allora, che cos'è il lavoro? Far studiare il tuo figlio, far riprendere la laurea, il master, all'estero, o va all'estero, perché se sta qua il lavoro deve andare in un call center a 500 euro al mese, che ci vanno dei figli da Fornero a fare il lavoro. Fatelo per lei tre, gridatevi populista per lei tre, così aprono i PC. A mio tre populista, dai, fatelo tre. Uno, due, tre. Populista! Così, aprono i PC tre. Allora, sono patetici, sono veramente patetici, ma stanno facendo delle cose, sono in preda al padre. La Repubblica ha pubblicato tutte le liste con i simboli in tutte le regioni. In 11 regioni d'Italia noi non ci siamo, si sono dimenticati il nostro simbolo. Vengono qua, fanno le riprese, li riprendono dall'alto, poi aspettano che la piazza sia andata via, fanno le riprese della piazza vuota e dicono: ecco Grillo, non c'era nessuno, cazzo! Allora, è questo, fanno dei titoli sui giornali di Nuova Repubblica, ha detto Grillo e vuol convincere l'Altezza per bombardare il Parlamento. Ma come cazzo fai a dire una cosa così? Che mi sono arrivati 500.000 mail di incoraggiamento, cazzo. Ma stai scherzando? Ma com'è possibile? Sto prendendo la goccia, non ho la spia. Non ho la spia. Allora è pazzesco. Questi mezzi di informazione che sono corresponsabili con tutto il disastro. È incredibile. E allora il reddito di cittadinanza va fatto immediatamente, subito, dai tempo, 3 anni a una persona di cercarsi un lavoro. Quando entreremo noi? Quando entreremo noi e diventeremo noi Stato e avremo mandato via questi cialtroni? Allora gli uffici di collocamento ci saranno dei cittadini con la rete, tutto trasparente, sarà bellissimo. E allora ti offriranno tre lavori, se rifiuti 3 lavori perdi il sussidio. C'è in tutta Europa, non c'è, c'è in Germania, c'è in Olanda, c'è in tutta Europa. E allora perché non fare? Dove prendi i soldi? Gargamella dice: dove prendiamo i soldi? Gargamella, dove prendiamo i soldi? I soldi ci sono. Innanzitutto prendiamoli in soldi, prendiamo magari 3 miliardi e mezzo di rimborsi elettorali ai partiti con effetto retroattivo, perché non si può, sai che dicono ma come facciamo senza soldi, senza, la politica non si può fare senza soldi, e noi? Fai un primo piano degli occhi, e noi? E noi? Noi 3 anni senza chiedere un euro a nessuno con le elemosine, con le magliette, 2 euro al freddo, con la neve, poi stiamo girando in una maniera incredibile, un freddo così non l'ho mai preso nella mia vita, ma la gente, a Trento c'era 4 sotto zero, 15.000 persone, 5 di Trento li hanno scongelati ieri perché li hanno trovati lì, nevicate, non ci ferma niente, noi non abbiamo mai preso soldi di rimborsi elettorali, mai! Ne abbiamo sempre agito con le nostre forze, e in 3 anni, senza soldi, con i mezzi di comunicazione contro, siamo diventati la seconda, la prima forza politica d'Europa. Megalomani, un po' sì. Megalomani, addio tre, fatelo per me. 1, 2, 3. Hanno paura. E hanno paura di me, un ex comico, di un movimento di persone per bene. Hanno paura della normalità, dell'onestà. Hanno paura di gente che fa delle cose e dà un po' del proprio tempo agli altri. Loro non riescono neanche a immaginare uno che possa fare una cosa senza avere un cambio di denaro. Non ce la fanno.
e lì la loro debolezza. Ecco perché hanno già perso. E allora Renzi dice: ragazzi, i soldi li troviamo, i rimborsi elettorali. I rimborsi elettorali, 1 miliardo di euro dati agli editori, ai giornali, per farci prendere per il culo da 30 anni da questi giornali, pagati con le nostre tasse, che li pagano chi li legge. E allora non abbiamo i doppi incarichi, i vitalizi, i doppi incarichi, a togliere le province, sono 11 miliardi, 4 li usiamo per ricollocare quelli che ci lavorano, ne prendiamo 7. Accorpare i comuni sotto 5.000 abitanti, ne abbiamo da fare, ce ne sono soldi, 2 miliardi e 2 sulla TAV, un'opera che sapete benissimo che è una presa per il culo. Addio. Ma mettere i camion sui treni, la Germania ha detto che non riescono a fare la manutenzione dei binari ad alta velocità, se tu metti il camion sul treno, il camion, quindi il treno pesa 3 volte di più, consuma 5 volte di più. Il famoso corridoio 5, una presa per il culo attraverso i giornali da anni, non esiste mai, non è mai esistito il corridoio 5. Da Lisbona agli Urali, dal Portogallo agli Urali, il Portogallo non fanno l'alta velocità, la Russia non fa l'alta velocità, la Germania ha dei problemi, la Francia, la Corte dei Conti francese ha detto non abbiamo i soldi per fare quest'opera. Io vengo da Genova, metà dei container a Genova sono vuoti, metà dei camion sono vuoti, non riescono neanche a fare una logistica per i camion, facciamo le infrastrutture per far passare i camion vuoti, siamo nella psichiatria, vai in Svizzera, hanno le stesse medie, 160 km all'ora dell'alta velocità, senza aver fatto l'alta velocità. In Svizzera hanno il nostro pendolino, il pendolino della Fiat che fa 250 all'ora su un binario normale ad assetto variabile. Ebbene, con un pendolino e con gli orari precisi hanno le stesse medie dell'alta velocità spagnola, francese e tedesca. Allora si tratta, ma che cosa fai qui? Ci sono di 2 miliardi di euro, basta questa presa per il culo. Adesso il governo ha espresso come si è candidato nel senso di parte civile per i danni di immagine che voi avete fatto al governo, come se avesse ancora un'immagine questa gente. Ma quale immagine hanno? Siamo in una voragine pazzesca, i soldi li andiamo a prendere lì. Li andiamo a prendere in queste guerre finte, missioni di pace che ci costano 600 milioni in Afghanistan. Ce ne andiamo a prendere. Ma ce ne andiamo a prendere 98 miliardi di evasione fiscale. 98 miliardi di evasione fiscale delle slot machine che sono concessionari dello Stato. Sono lì. Ebbene, il colonnello della finanza aveva una task force che ha tirato fuori questa evasione enorme. È stato allontanato dalla finanza. Questo è il nostro paese. Ci sono soldi, ci sono 100.000 persone oggi. Ma guarda, io divento matto perché questo Monti qua, questo è un esorcista, padre Merri, che arriva qua e ci dice che bisogna lavorare fino a 70 anni, fino a 70! Quando c'è la più alta disoccupazione dopo la spada di disoccupazione giovanile, i vecchi lavorano e i giovani no. 60 anni, massimo 60 anni, poi ci sono 100.000 persone, quasi, la popolazione della Val d'Aosta, che hanno una pensione che va da 10.000 euro al mese a 92.000 euro al mese, si fa un massimo, 4.000 netto a 5.000 lordi, si prende la differenza e si alzano le pensioni minime a 1.000 euro perché non deve morire nessuno, ma non si può fare, bisogna dare un giro. Bisogna tornare indietro per andare avanti. Qua non c'è più lo Stato, ve ne state rendendo conto che lo Stato è sempre contro di te, trama contro di te. Non c'è uno Stato, hai paura di qualsiasi cosa, dalla disperazione alla paura. Hai paura di guardare la tua cassetta delle lettere che magari c'è qualcosa, cos'è quella cosa che spunta? Hai paura del tuo Stato perché non c'è lo Stato. E mentre non c'è una burocrazia incredibile che ha sostituito la democrazia, e mentre sei lì che non sai come andare avanti, fanno il redditometro, il redditometro fanno,
È incredibile! Uno studio di settore sulla tua famiglia! Loro! Sulla mia famiglia, sulla tua! Dove hai speso 1.000 euro 6 mesi fa? Me li ha dati mio nonno! Dov'è tuo nonno? È morto! Ma allora, loro fanno uno studio di settore sulla mia famiglia? Loro vogliono sapere come noi spendiamo i nostri soldi. Sono loro che devono dimostrare come spendono i nostri soldi e rovesciare l'onere della prova. Ma è incredibile! Ma è incredibile questo paese qua, che non è più un paese, che entriamo in guerra insieme alla Francia. La Francia va a bombardare il nord e noi facciamo l'assistenza logistica ai francesi che vanno a bombardare. I francesi, e dall'intesa che in che bomba, che bomba, fanculo. Allora, ma perché abbiamo un articolo 11 bypassato da tutti questi accordi? Questa, dobbiamo ripristinare, non c'è uno Stato, io voglio uno Stato. No, 350.000 leggi, non ci giriamo più, nessuno è in grado di districarsi in 350.000 leggi. Oggi se non hai un avvocato come Ghedini, va in galera. Oggi la giustizia protegge il delinquente e manda in galera l'innocente. E questa è la verità. C'è una macchina della giustizia che è inceppata. È inceppata. 9 milioni di cause. 9. 5 milioni di amministrative e 4 milioni di penali. 9. 9 milioni. In Gran Bretagna 300.000. Siamo 138esimi come durata su 158 paesi. Questa è l'Organizzazione Mondiale, è la Banca Mondiale che ci dà questi dati. 138 su 158 paesi come lunghezza dei periodi per riscuotere un credito. 1.300 giorni, 1.210 giorni per riscuotere un credito. E le prescrizioni, non ce la fa. Abbiamo un terzo di tutti gli avvocati d'Europa che sono in Italia, 240.000. Aumentano ogni anno 15.000. È chiaro che aumenta il grado di litigiosità. Abbiamo processi che non si riescono a capire. Il mio qui alla TA, sono entrato per brindare in una baita. Mi è arrivata una denuncia penale. Con scritto cose che io, il mio avvocato è rimasto. C'era scritto distruzione di sigillo già portato via dal dentro. Il mio avvocato ha detto no, questo non ce la fa. Carti! Quanto è costato all'amministrazione, al pubblico, 20 avvocati per distruzione? Che l'aveva distrutta, ha detto? Che cazzo c'è? Allora, è questa giustizia che mi fa paura solo a guardarla. Questi ermellini vivi, capperoste, siamo entrati al processo, in 20 lì, per sto cazzo di sigillo, in piedi dalla corte, seduti dalla corte, avevo già paura. Ho detto, mi dia 7 anni, me li prendo tutti, ma vado via. Ma è possibile? Quanto è costato un sigillo? Non ne usciamo, qui stanno tutti lì. Stanno tutti lì, ormai è talmente marcio il sistema, che la politica, ma non la politica, i partiti sono entrati in tutti i settori, nelle banche, nelle industrie, hanno spolpato il paese. L'ultimo la Finmeccanica messa lì dalla Lega, quello che hanno arrestato Orsi. Poi vedi il Leni con Scaroni, che hanno messo lì Berlusconi. Poi vedi il Monte dei Paschi, guardate che io ho sempre fatto queste battaglie qua. Non le faccio adesso perché c'è il movimento. Chi mi conosce lo sa, nei miei spettacoli. Vi ricordate quando nei miei spettacoli ridevate, poi uscivate e dice adesso che mi hai fatto ridere, come facciamo? E adesso cosa facciamo? E io facevo così, io parlavo della Parma 2 anni prima. Che succedeva? Perché il TG3 poteva dare la notizia, 2 minuti, di dire guardate non prendetela che è fallita. Poteva risparmiare il disastro economico a 30.000 famiglie. Ma non era possibile perché i giornali, le televisioni erano sul libro paga di tanzi. Io potevo dirlo perché non ero stato comprato, e non ero stato comprato perché non mi ha offerto un cazzo quello, ne capisci? Perché se mi offriva io facevo anche un po' di sconto, però io ho vinto il premio europeo,
nel 2005 sul Time, premio europeo, come eroe europeo, eroe. Sono andato a ritirare il premio, c'era Bono degli U2, c'era Nelson Mandela, che mi ha visto, mi ha detto, allora, Beppe. E ho detto, oh, Nelson, anche tu qua? Cioè, non capivo più niente. Io ho sempre fatto questo, avevo preso una macchina, giravo con la macchina a idrogeno, parlavo di rifiuti, 20 anni fa, ho portato nel 95 una macchina, 1 litro 100 chilometri, davanti ai cancelli a Torino della Fiat, se ve lo ricordate, andate a vedere, e sono stato mandato via dai sindacati, perché ho detto, se ho producendo una macchina così, o fra 10 anni chiudete. E hanno chiuso, mandato via dai sindacati, CGL, CISL, complici con i partiti del disastro del lavoro di questo paese. Ma stiamo scherzando. Andavo, compravo due azioni, andavo alla tele a gridare a questa gente qua che ha disintegrato la nostra informazione, siamo 28esimi come velocità del download sotto la Tunisia. La Tunisia fa più veloce il download. Signore, allora io andavo lì a gridare a Tronchetti Provera, a gridare questa gente che ha disintegrato una società vitale. Questa gente che se n'è andata licenziando 30.000 persone, se n'è andata con 100-120 milioni di euro. Sono andata a gridargli il mio disgusto, se non ve lo ricordate, scappavano, non veniva Tronchetti. E io adesso c'è un referendum in questo momento in Svizzera per queste cose qua, perché un manager non può guadagnare tanti soldi così. Il manager c'è una forbice, andate nella Microsoft, ci sono 20, 1 ai 20 nella Microsoft, andate nella Mitsubishi, 1 al 30, 1 al 35. Qui in Italia il costo di un manager è, per esempio Unicredit, è Fiat, per la Fiat, è 1750 volte la paga del proprio operaio o impiegato, 1750 volte, basta, la forbice è 1,12, non puoi guadagnare 12 volte più la paga più bassa del tuo impiegato operaio. E poi i consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, gli azionisti stanno facendo un referendum in Svizzera su queste cose, da mettere nella Costituzione. Gli azionisti devono avere la possibilità, 1, di votare in via elettronica, 2, di eleggere il manager, l'amministratore delegato una volta all'anno, lo confermano, lo mandano via, 3, di dire loro quanto deve prendere un amministratore delegato, il piccolo azionista. Che è scomparso dai consigli di amministrazione. Gli operai non servono più, i sindacati così. Se vai negli Stati Uniti, in Germania, gli operai sono dentro le fabbriche come comproprietari dell'azienda. E allora il mondo sta andando avanti così, e noi di che cosa parliamo? Di questa gente qua, il 3%, del 4%. E io vedo questa gente qua che dice delle cose, il PDL dice, non vogliamo condannati nelle nostre liste. E allora che cazzo ci sono qui qua da dietro, non c'è delle espressioni notevoli. Allora si deve fare, per esempio, un codice fiscale, ce l'hanno in tutto il mondo, un codice fiscale con scritto tutte le regole, le penalità, le riscossioni, come avvenga, un codice fiscale chiaro, semplice. Poi io non devo andare dal commercialista, ci sono tutte le televisioni danesi, olandesi che vengono e ci seguono, quando parli del commercialista dicono what is, cos'è? Perché no, non devi andare da un professionista, devi andare dall'ufficio delle entrate direttamente. Devi andare lì, e loro ti chiedono i documenti, tu porti tutti i documenti che vogliono, poi sono loro che devono farti la dichiarazione dei redditi, loro, ti do anche 300 euro, fai la dichiarazione dei redditi dopo che l'hai fatta per un anno, due, tre, non mi devi più rompere i coglioni, e poi, Marongio dice, l'imponibile, me lo tieni fisso 4 anni, l'imponibile è quello lì, mi dai modo di andare avanti e ti concentri su altre cose, e non ce la fai, non ce la piccola media impresa non ce la fa, ma il 30% delle nostre aziende hanno chiuso, delocalizzato,
In Francia, se dimostri che non riesci a pagare le tasse, lo Stato ti aiuta, qui ti distrugge. Ti distrugge. Ma è pazzesco. Io voglio sentirmi parte di una comunità che posso parlare liberamente. Ma un rapporto diverso, non ansioso. Sempre ansioso. E allora una piccola e media impresa, io sono andato a incontrarli in Veneto, sono quelli più incazzati di tutti perché hanno il polmone, stanno chiudendo, delocalizzando, 1000 aziende al giorno chiudono, 35 aziende al giorno falliscono, è un'ecatombe della nostra spina dorsale, non abbiamo più la grande industria, ci siamo giocati tutto, l'informatica è entrata all'Olivetti, De Benedetti che è l'editore svizzero, che è la numero uno del PD. Dio mio, è entrato lui all'Olivetti in 8 anni, non c'è rimasto più niente, fanno 2 fotocopiatrici in Cina, era la più grande azienda del mondo di informatica, non c'è rimasto più niente, la tele non c'è rimasto più niente, l'Eni l'hanno spolpata, non c'è rimasto la meccanica, il navale, non c'è rimasto più niente, basta, non ce la possiamo fare, allora cominciamo con la piccola e media impresa. L'abbiamo già fatta, dobbiamo sovvenzionarla immediatamente, detassare, l'abbiamo già fatta. Non ci credeva nessuno in questo sogno, non ci credeva nessuno. Io potevo starmene a casa, sì. Mi avete dato in 41 anni di attività, io mi ricordo queste piazze qua, io mi ricordo quando le facevo, Dio che ricordi, a pagamento, ma è un ricordo. Però mi avete fatto vivere benissimo e ero in casa, ho 6 figli, 2 che se ne vanno, poi sto in casa a godermi questi soldi che mi avete dato, mi sono sentito in dovere di contraccambiare, mi avete forse dato di più di quello che meritavo, non è difficile, è meraviglioso, ero in Sicilia un notaio, faceva di mattino faceva il notaio, e di giorno, con i soldi che guadagnava come notaio, ha comprato il centro di Favara. Favara è una piccola città della Sicilia, con la più alta microcriminalità, forse d'Europa. Ha comprato il centro, distrutto, l'ha rimesso a posto con i suoi soldi, bilocali, monolocali, trilocali, tutti bianchi, bellissimi. E ha invitato tutti gli artisti del mondo, i giovani, che arrivano lì e li ospita gratuitamente. E in cambio dell'ospitalità questi artisti fanno opere, sculture, quadri, disegni. È diventato il centro di Favara una meta culturale per tutta la Sicilia. L'ha fatto un notaio col suo lavoro. Io faccio questo col mio lavoro. Dopo del mio lavoro a loro, a voi, a... Uno di noi facesse così dall'idraulico, al commercialista, all'architetto, ognuno dedicasse un po' di tempo agli altri. Questo paese lo cambiamo in brevissimo tempo, solo così. Non ce la facciamo, se no. Non ci credeva nessuno in questo movimento qua. Lei è scettico, io la vedo, non lei davanti. Lei è scettico. Io sento lo scetticismo che passa i suoi occhiali, mi sta facendo un attacco, non mi sta guardando. Lei guarda, lo so, ma non ci credeva nessuno, questo è un sogno condiviso con 5-6 milioni di persone, è una meraviglia. Non ci credeva neanche nessuno di andare in Sicilia e diventare il primo partito. Chi se l'aspettava? Eppure io sono uscito di casa e ho detto, cosa faccio oggi? Ma mi butto nello stretto di Messina. A nuoto, tutti che scommettevano, gli viene l'infarto nei primi 300 metri. Bene, oltre che non mi è venuto l'infarto, sono arrivato di là con 20 minuti prima del traghetto. E ci siamo presi la Sicilia. Primo partito in Sicilia, chi ci poteva credere? La mafia, vedrai, il voto di scambio. Non per merito mio del movimento, per merito della crisi. Il voto di scambio non c'è più perché non c'è più niente da scambiarti, danno il lavoro, ma lo stipendio ce lo devi mettere tu. Allora ecco, siamo diventati il primo partito in Sicilia. E in Sicilia è statuto speciale, i consiglieri in regione prendono 20.000 euro al mese. Abbiamo messo 15 fantastici siciliani dentro il Parlamento siciliano, è la prima cosa che hanno fatto, quello che hanno detto. Si sono decurtati lo stipendio da 20.000 a 2.500 euro. Ma non è questo, non è questo. In questo momento facendo il microcredito alla piccola e piccolissima industria e artigianato, agricoltura della Sicilia, aiutano gli agricoltori, i pescatori, gli artigiani. Lo stanno facendo adesso. È questa la sensazione che dobbiamo dare.
di un'Italia che è come nel dopoguerra. Siamo pieni di macerie. Siamo pieni di macerie. Allora noi con la piccola e media impresa abbiamo messo giù qualche idea che potete anche dirci la vostra impressione, la vostra. E l'idea è questa. Cos'è? Ecco. Allora, per esempio, abbiamo un capitale che all'estero ci dicono adesso una cosa meravigliosa che non ha nessuno al mondo, che è il Made in Italy. Allora, una delle prime regole che faremo immediatamente è attribuzione del Made in Italy solo aziende che producono in Italia, perché è una presa per il culo. È una presa per il culo per gli amici del TG3. Capito? Allora, noi siamo il secondo produttore, per esempio, il secondo produttore al mondo di olio d'oliva. E siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. C'è qualcosa che non funziona. Tutto l'olio di merda che arriva qua lampante dalla Spagna, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo Made in Italy, un euro di più al litro e se ne va. E se ne va col Made in Italy. E allora io giro tutta l'Italia col camper nelle aree di servizio. Non c'è un autogrill che venda l'olio della zona. Ci sono 18.000 piccoli produttori che soffrono e fanno l'olio più buono del mondo. I cinesi non lo bevono neanche i cinesi. Se lo spalmano addosso perché è medicamentoso. Ma è veramente, l'ha messo come una medicina. E noi nell'autogrill vedi questo olio, comunità europea, da 5 euro al litro, delle cose che arrivano da chissà dove. E i nostri 10-15.000 famiglie che vivono di quello hanno delle grosse complicazioni. È un paese così strano, è un paese strano. Allora i crediti dallo Stato, quando uno dice alla danese, dov'è la danese? Non c'è stasera. No. Bene, quando ho detto crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni, anche dopo i 2 milioni di fatture, perché ci sono anche i 2 milioni non li contano, hanno fatto una legge ma i 2 milioni, o sotto i 2 milioni, anche sopra i 2 milioni, perché la piccola e media impresa ha questi milioni che non riscuote. Ci sono aziende che chiudono perché lo Stato non paga. Lo Stato deve 80-90 miliardi di euro alla piccola e media impresa e le imprese chiudono per credito, non per debito. E quando ai danesi ho detto, ma voi lo Stato quanto tempo ci mette a pagare i debiti dell'imprenditore in Danimarca? Mi ha detto, what? Ma di nuovo, cazzo. È come il commercialista. Non sanno che cos'è. Perché lì va l'imprenditore con la fattura e lo pagano. Non c'è problema. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Non puoi avere 350.000 leggi. Non si può. Nessuno riesce a uscire. Diminuzione graduale della tassazione equiparandola a livelli europei. Abbiamo il 71% di tasse. Siamo i più tassati in Europa. Non si può. Defiscalizzazione degli investimenti. Via le tasse se investi nella tua azienda. Lo fanno in Svizzera, lo fanno in Slovenia, vai lì ti fanno i ponti d'oro. Non dobbiamo far qua. Devono venire le aziende svizzere e slovene ad aprire qua. Non il contrario. Chiusura di Equitalia immediata quando... Questo. Ma prima dobbiamo riformare il fisco, come vi ho detto prima, poi chiudiamo Equitalia, l'IMU va tolta, perché l'IMU va tolta, va tolta, perché è anticostituzionale. L'IMU non lo può fare lo Stato, è una tassa di comunale, se lo fa lo Stato lo può fare una volta, una tanto, non si può andare avanti con l'IMU. Allora hanno tolto l'ICI, ve l'ho detto prima, Berlusconi ha tolto l'ICI, poi l'ha fatta pagare a quelli che non hanno la casa, con IRPE e l'IVA. Allora bisogna che sia il comune che decida se applicarla o no, se puoi pagare la applica, se non puoi pagare non la applica. È una questione di diritto, non c'è più un cazzo in questo paese qua. Sconti contributivi per assunzioni sotto i 35 anni, la seconda forza di disoccupazione d'Europa siamo noi. Lavoriamo fino a 70 e abbiamo i disoccupati giovani. Ma dove vive questa gente qua? Eliminazione dell'IRA. L'IRA è un'estorsione, è una tassa sui costi, più assumi più paghi l'IRA. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di impresa. Mia figlia ha aperto una partita IRA da ripetizione, un piccolo dopo scuola, no? E lì c'è il master, ha preso master di cose, è sempre lì a pagare l'INPS,
tutti i moduli lì con gli occhi gonfi. Ma è roba da qua. E l'IRSA 10 miliardi di questi ragazzi che fanno pensamenti, entro 4 anni li lasciano lì, li chiamano contributi silenti. Sono contributi che i ragazzi giovani danno, poi non hanno più la forza di andare avanti, non fanno più, non versano più privatamente, sono lì silenti. 10 miliardi. Master Pasqua quando ha detto, ma scusi, sono 10 miliardi, non sono mica i suoi. Dovrebbe restituirli, no? Vabbè, sicura. Sì, ma se le restituiamo chiudiamo. Ma che cazzo di... Che cos'è? Prima c'era adesso i contributi silenti. Tremonti aveva fatto invece i conti correnti dormienti. In silenzio. E dormiente. Ma è roba da fa. Ci chiamano da tutto il mondo, pensionati che avevano un conto corrente a postare, non l'avevano movimentato per 10 anni, l'hanno portato via. Ma questo è il nostro Stato. Bene, l'ultima cosa, collaborazione tra istituti e università, imprese con stage ad hoc nel corso degli studi. Le università dentro le imprese dentro l'università a lavorare con gli studenti per i nuovi posti di lavoro. E allora, questo è un paese che non c'è più, non c'è più. Bisogna rifare lo Stato, io voglio vivere in uno Stato, sentirmi parte di un disegno. Voglio capire, voglio fare la politica, non è andare a sostituire il 20%, il 30% di questi morti. Sono già il passato. Io voglio una politica non a due legislature, a due generazioni. Io voglio vedere come fanno gli altri, fanno politiche a 30, 40 anni. Dobbiamo guardare lì. Voglio sapere che energia avrà mio figlio, mio nipote, che acqua avrà, che cibo, che ambiente. Dobbiamo partire adesso, mollare il petrolio per le energie rinnovabili. Entro il 2050 partiamo adesso, ma chi se ne frega? Dobbiamo consumare meno energia, meno materiali. Cominciare dalle scuole, cazzo, in Francia danno l'iPad alle medie. L'iPad, pagano un euro d'affitto, ti danno l'iPad, c'è lavagne elettroniche. E allora un bimbo, un ragazzo lo porti nel mondo, e poi gli fai vedere grandi pensatori. Li fai vedere gente che pensa, Bakernagel, Lester Brown, studiato in 2000 università. Li fai vedere Sacco, il Wuppertal Institute. Li fai vedere che cosa progettano dei politecnici di Zurigo, che sono avanti 30 anni. E lì che cosa progettano? Architetti, ingegneri, design, progettano la politica. Come costruire una casa con metà energia, metà materiali, metà ore di lavoro. È questo che dobbiamo fare. Qui in questo paese non c'è più. Non c'è più. Ha dato anche le dimissioni il papà, ora me lo stavo dimenticando. È fallito anche, sta fallendo anche il Vaticano. L'amministratore delegato è scomparso, adesso lo tengono in ostaggio a Castel Gandolfo. Ha lasciato perché è un tedesco, e i tedeschi quando non ce la fanno lasciano, non è come il nostro, non è come il celeste lombardo. E allora, ha lasciato. Vi ricordate il ministro della giustizia, il ministro dell'informazione, dell'informazione tedesco qualche mese fa? Ha dato le dimissioni perché hanno scoperto attraverso la rete che avevano copiato un pezzo della loro laurea. Ha dato le dimissioni. E questo qui è tedesco, non ce la fa più. Non riesce più a capire dove si trova. Non capisce perché le chiese sono vuote. Non capisce perché questi preti si comportano in questa maniera. E allora questa tradizione che hanno mantenuto per 2000 anni viene scombussolata da cosa? Dalla rete, cari signori. È la rete che cambia il mondo, lo sta cambiando. E sta cambiando anche la chiesa. La sta cambiando. Allora magari andremo con i preti che si sposano verso la diaconia. Chissà che non sarà meglio, non lo so. Ma ci sono più cristiani in Africa che in Europa. Ormai dovranno fare un papa nero sicuramente. Un papa nero che sarà votato magari da 1 miliardo di africani e non da 1000 vescovi di 70-80 anni. Chissà che cambierà tutto. O forse dentro c'è qualche cos'altro che noi non sappiamo. Io non voglio pensare che ci siano le tangenti che il Monte dei Paschi si siano pagato quando ha preso l'Anton Bellis attraverso lo York. Non lo voglio pensare. Ma lui non c'è. Io sono andato al Monte dei Paschi. Avevo 3 azioni. Crollo al Monte dei Paschi e perdo 28 euro. E mi piace. Sono andato al consiglio di amministrazione, se non avete visto. Sono andato, ho detto, mi metto la giacca, la camicia, e sono andato a Siena, dentro il Monte dei Paschi, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli azionisti.
coraggiato, la mia camicia, calmo, calmo. Perfetto. Sono andato lì, ho visto tutti gli impiegati che piangevano, forse di cosa è successo? E perderemo il lavoro, 4.000 la prima tranche. Abbiamo perso anche il TFR, la liquidazione investita nella nostra azienda a 5 euro ad azione, adesso valgono 0,22. Niente. Gli azionisti, occhi gonfi, tutti disperati. Cosa c'è? Abbiamo perso il risparmio. 5 euro, 0,22. Gli unici tranquilli, perfetti, era il consiglio di amministrazione. Profumo che dice, mi passa l'acqua per favore Presidente, la vuole gasata o liscia? Così, come se fossero in un altro mondo. E allora io sono andato a parlare, avete preso la banca più antica del mondo, il Monte dei Paschi, avete preso una banca che valeva prima del 95, valeva 20 miliardi di euro, adesso vale meno di 2 miliardi in picchiata. Avete preso una banca, nel 95 avete fatto una fondazione, nella fondazione ci avete messo nominati dalla provincia, regione e comune della Toscana, tutti i DS e tutti i PD che c'erano lì. Il PD si è preso la banca, ha espropriato i beni che non erano i loro, perché la banca aveva palazzi, aveva quartieri, banche, assicurazioni, tenute, una roba immensa. L'avete presa, non era roba vostra, ma ve la siete presa e avete quotato in borsa. Allora avete guardato in borsa, avete aperto al libero mercato una banca con dei beni che non erano i vostri. Avete fatto entrare la grande finanza, gli squali, da Caltagirone a Agnuti, che hanno preso tutto ed è sparito tutto. Si sono venduti tutto. E poi hanno preso una banca, l'hanno convenuta, forse per fare un po' un piacere anche ai leghisti in Veneto, non lo so. Prendono l'altro bene che valeva 3 miliardi e la pagano 10. Un po' caro. E poi prendo una banca che 3 miliardi ma aveva anche 7 di debito, quindi 10 meno 3, 7, più 7 di debito, 14. E io dico, Profumo, scusi, lei che ha vissuto qua nel PD non doveva neanche essere qua, ci doveva essere un altro curatore, perché voi avete un buco di 14 miliardi di euro. Lui mi guarda e dice, scusi, passa un po' l'acqua. Mi dice, buco? Ma dove ha preso queste informazioni? Dove ho preso queste informazioni? Mi sono anche mantenuto basso, perché mentre dicevo 14, la procura, che era 3 anni che faceva indagini, il giorno dopo scopre tutte le tangenti e il buco non è 14, è 21 miliardi. 21 miliardi, il doppio della Parma. Siamo di fronte al più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. E adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Abbiamo messo lì un amministratore delegato che è questo Mussari che ha denunciato proprio pubblicamente che non è capace neanche a fare un bonifico. E mi ha messo lì apposta. E allora noi stiamo dando 4 miliardi perché una banca non può fallire. Le banche non falliscono, falliscono le famiglie, centinaia, migliaia di famiglie. Non voglio più dare soldi pubblici a delle SPA private. Basta, allora, no, ferma, dobbiamo fare come in Gran Bretagna, la roba è nazionalizzata, ce la nazionalizziamo, ce la prendiamo tutta, con tutto il debito, con tutta questa roba, ce la prendiamo noi, a due condizioni. Uno, che si apra immediatamente una commissione di indagine e si mettano sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. Poi che si apre una commissione e si metta sotto inchiesta e sotto processo chi doveva controllare il più grande buco della storia, Banca d'Italia e Consob, immediatamente. Siamo di fronte, signori, al più grande scandalo mai di questa epoca. Sono coinvolti tutti i vertici dello Stato, tutti. Allora capisci perché hanno fatto lo scudo fiscale. Non era per gli imprenditori o per la mafia, era per queste tangenti. E sono loro, perché sono sicuri di riportarli indietro. Pagando il 5% di tasse, te ti fanno morire di tasse, loro col 5% se lo sono pulito. E allora prima delle elezioni non abbiamo diritto di sapere chi c'è dietro. Io voglio i nomi di chi ha fatto lo scudo fiscale e ha pagato il 5, ci deve ridare indietro almeno il 40% su un conto. Siamo in disperazione totale. Ma vi sembra normale sotto elezione? È il nostro Presidente della Repubblica, uno che ci costa 242 milioni l'anno. 3 Maserati, non riesce neanche a guardare cosa c'è dentro. Allora,
È vero, il napoletano, invece di sbattere un pugno sulla scrivania e gridare i nomi, lui dice c'è la privacy. La privacy. Questo è il nostro paese. Questo è il nostro paese. Quindi queste cose, basta. 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 È finita. Lo sanno che è finita. È finita, sì, assolutamente. È finita. Questa gente qua deve lasciare e lascerà con le buone. Lascerà con noi con le buone. Lascerà con noi. Noi siamo un movimento straordinario perché abbiamo fatto le elezioni online. Ecco perché le televisioni ci guardano con gli occhi così. Perché non l'ha fatto in nessuna parte del mondo. Io a 65 anni mi sono seduto a casa mia, ho guardato i candidati della mia circoscrizione, la Liguria, 25, e senza chiedere un euro a nessuno, senza spendere un euro, mi sono andato a vedere i curriculum, le facce, i filmati, e ho votato tre persone. Una maestra, una professoressa di scuola madre di tre figli. Ho votato un precario di 25 anni e un ingegnere. Meraviglioso. E sono questa gente qua. Questa gente della vostra circoscrizione sono qua. E qua dietro. E qua dietro. E la cosa meravigliosa. E li potete vedere un mese prima delle elezioni. Li potete vedere prima, li guardate. Sono della vostra circoscrizione, non sono di altre circoscrizioni. Non sono liste civetta con della gente che ci mette la faccia e dietro c'è la faccetta e il terzo in senza faccia. Qui sono persone che vedete lì. Li potete conoscere, andare a vedere chi sono, conoscere, amare, criticare al limite, non votarli perché non vi piacciono, ma ce l'avete qua. E la maggior parte che creano in Parlamento sono donne. Meraviglioso, il 55% donne. E non sono donne con le labbra di polistirolo in culo di loro. Sono donne che tirano su famiglia, figli e lavorano. Donne con due spalle così. Ecco perché non hanno capito. E continuano a non capire. Continuano a non capire, ci hanno sottovalutato, ci hanno messo in difficoltà in tutte le maniere per raccogliere firme d'inverno, con la neve, con la pioggia, con le tormente, non in giro a raccogliere firme, loro no. Ci hanno messo in mille difficoltà, hanno accorpato le elezioni, mai nella storia della Repubblica a febbraio le elezioni, mai. Perché con la storia della Sicilia avremmo fatto banco subito, perché prendevamo la Lombardia, il Lazio, il Molise, poi andavamo ai nazionali. Lo sapevano, hanno accorpato e ci hanno fatto morire con decreti, decretini. Ogni settimana cambiavano, le schede cambiavano, e per il Senato un modo, per la Camera di un altro, per l'Statuto Speciale di un altro, il bollo, portare il marchio e depositarlo al Viminale, il marchio, e doveva essere stampato solo su carta platinata, patinata, plastificata dalle cartiere di Stato, ce l'hanno fatta di tutti i colori, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato tutti, abbiamo coperto tutte le circoscrizioni in Italia e ve lo dico con una soddisfazione estrema, abbiamo coperto tutte le circoscrizioni del mondo, tutti, quindi i nostri connazionali possono votare. I nostri connazionali hanno avuto la difficoltà di andare nei consolati. I consolati non si facevano trovare, chiudevano, il server è rotto, mettevano un numero a pagamento. Faremo i conti anche con i consolati. Faremo i conti, ci ricorderemo di tutti. Ah, ma ce l'abbiamo fatta. E adesso il risultato lo vedrete il 24 e il 25. Perché? Perché signori, veramente la paura è molta, la paura è molta. E cari amici, noi cari amici, io adesso verrò, andrò in televisione domenica per salutarvi, con le buone, salutarvi, andrete via, siete il passato, siete polvere, non rappresentate più nessuno, è l'ora che i cittadini si riappropriano di quello che avete spolpato, lo Stato italiano. Quindi, ma con buone maniere, ed ecco qua. Bene, noi adesso siamo in una piazza, non so con quanta gente, però poi siamo in streaming. Oltre 7.000. Ecco, siamo anche... No, non dobbiamo fare. Io sono il garante, io non sono né leader né niente. Queste persone metà non le conosco, anche di più. Le conosco adesso, conosco te, lei, lui, ma la metà non le conosco. Io garantisco che siano incensurati. E per trovarli, guarda che... No, scherzo.
ho 175.000 fedine penali in casa, controllo, perlomeno per ogni esercizio, un po' devi controllare, perché se no il gruppo si scilipotizza in una velocità incredibile. Allora, io controllo che non siano iscritti a partiti, a movimenti, di destra, a sinistra, violenti. Io controllo che non abbiano fatto più di una legislatura e che siano residenti dove vogliono andare a amministrare. Questo è il mio compito. Sono un garante. Non sono possibile, non posso assolutamente essere eletto. Non mi è mai portato assolutamente nella testa. Ho 86 procedimenti penali, 86. Ce n'ho 22 più del nano, il nano fa la vittima in televisione. Ma che? Ma stiamo scherzando. Mastro Lillo. Allora, io vi dico una cosa, però io non voglio chiedervi il voto, perché se voi mettete un like sul Movimento 5 Stelle, allora fate un passo in avanti, cambiate un po' la vostra vita, rischiate anche qualcosa. Guardate che oggi, guardate. Sono andato a prendere il certificato. Dopo 40 anni che non vota è andato a prendere il certificato. 20 anni che non vota è andato a prendere il certificato. 40. Sei lento, però. Ma sei meraviglioso. Sei meraviglioso. Guarda, guardate, io ho una sensazione, questa cosa qui sta succedendo in tutte le città. Gente che non votava da anni, 20 anni, 30, comincia a essere trasversale, anziani, bambini, c'è che donne, uomini, vecchi, giovani, di qualsiasi tipo. Cioè, allora è trasversale, non si ferma più, è epidemiologico questo movimento, è un virus, è un cambiamento di civiltà, di pensiero, non di politica. La politica è questa che conosciamo, non c'è già più. Annaspano lì, e dicendo che fanno i parlamentari, noi non abbiamo esperienza. Io ho visto cosa fanno i parlamentari, li devi giudicare dal punto di vista psichiatrico, perché fanno un lavoro che non capiscono. Sono lì dentro un sistema marcio e sono lì a votare con un voto elettronico, sì o no, in base alla dirigenza dall'alto, sì o no, di leggi che non capiscono. Leggete il patto di stabilità di Rigor Monti, vai che vivere. Non si capisce, perché deve non capirsi. Allora, fanno una legge dove c'è scritto il comma 4 che modifica il comma 7 della legge 2011, che modifica il comma 18 della legge 418 del 2013, è tutto così, e loro fanno così un segno e uno clicca. Fai un lavoro così tutta la vita che non capisci, e diventi un frustrato mentale, non capisci chi sei, cosa fai, se sei intelligente, scemo, frustrato, e allora, per sembrare incredibile, dove vanno? In televisione, vengono in televisione. Allora vi garantisco una cosa, che se mettiamo dentro un po' di parlamentari così, un po' di cittadini come voi, e voi fate questo cambiamento psicologico, non date più deroghe, voi vi aiutate, ci aiutiamo uno con l'altro, senza dare più deleghe, basta deleghe, la delega ci ha portato a questo sfacelo. Ognuno di noi fa il proprio compito, fa le proprie cose. Bene, mettiamo dentro un po' di cittadini come voi e vi garantisco che sentano 100 di questi. Noi abbiamo già, sei preciso? No, non vedermi troppo, stavo in mezzo chiaramente. Ecco, noi abbiamo già rifiutato, ma non c'è neanche passato per la mente, abbiamo rifiutato che se entrassimo adesso con queste percentuali, 100 parlamentari, ci toccherebbero 100 milioni di euro di rimborsi elettorali, non li prendiamo. Ora, io l'ho detto in casa mia, non mi parlano da un mese e mezzo, però non li prendiamo. Ora, vogliamo vedere quale partito rinuncia ai rimborsi elettorali. Allora, noi siamo l'esempio, è questo che gli sconto. È un po' difficile, io credo che sia come nella medicina, ci dicono che per guarire bisogna essere consapevoli. Noi siamo consapevoli e vogliamo guarire, anzi siamo già guariti in realtà, sappiamo benissimo da che cosa arriva tutto questo, sappiamo benissimo che siamo un paese in recessione, sappiamo benissimo perché continuano a aumentarci le tasse, ci chiudono gli ospedali e continuano a metterci con le ginocchia per terra. In realtà quello che noi vogliamo tornare ad avere è la nostra sovranità popolare, la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità anche militare, perché qua lo sappiamo, l'ultimo accordo che hanno firmato Italia e Francia è che per fare un tunnel come quello del TAV, che non faranno mai in realtà, dobbiamo anche vendere...
dobbiamo anche vendere la nostra sovranità militare, perché i francesi decideranno quali saranno le leggi che i militari applicheranno sul territorio italiano. E allora a noi che siamo l'esempio di un laboratorio di democrazia che va avanti da 20 anni, perché il popolo notavo lo fa da 20 anni, non ci possono spiegare come si porta avanti un paese. Lo faremo tutti insieme a voi, però dopo la croce aiutateci a fare un sacco di lavoro in Parlamento, perché da soli non siamo nessuno. Io sono Fabiana Dodone, sono ahimè una praticante avvocato per cui laureata in legge e sono anche però una volontaria dell'antitratta. Mi sono avvicinata al 5 Stelle perché credo fortemente nella legalità e nella giustizia, e quello che ho studiato all'università e quello per cui lotto nelle strade non è quello che vedo nel resto del paese. Noi chiediamo cose semplici: una legge anticorruzione che sia effettiva con la reintroduzione del reato di falso in bilancio e una legge sul conflitto di interessi, perché non è possibile che le tangenti siano considerate normali in un paese civile. Aiutateci a lottare per la legalità, perché non possiamo definirci un paese civile finché c'è corruzione. Grazie. Ciao a tutti. Sono Marco Cibona, 45 anni, non sono solo di questa circoscrizione, ma sono di questa valle. Cosa devo dire? Il Val Tav lo sappiamo tutti che è una boiata tremenda e non deve essere assolutamente lasciato fare. I politici continuano a dirci che di star tranquilli, perché tanto lo faranno in sicurezza. Addirittura il progetto da 50 milioni di euro per la stazione internazionale qua vicino lo faranno indoor. 55 campi da calcio, tutti sotto una cupola. Ma io non so veramente cos'è che dobbiamo ancora sentirci dire da questa gente, è veramente incredibile. Esattamente, basta, non ne possiamo più, bisogna tornare a essere noi i padroni della nostra Repubblica, del nostro Stato, dobbiamo essere noi dentro le istituzioni, ma noi possiamo farlo, come diceva Beppe prima, solo se c'è gente dietro, gente che ci aiuta, che ci segnala le cose. E già è così, io non sono io, non sono neanche loro entrati, e già induciamo comunque dei buoni propositi, saranno tutte balle, lo sappiamo già tutti, però ridursi i mandati, ridursi gli stipendi, e questo continueranno a far finta di dirlo, ma poi a portarlo avanti, renderlo vero questo. Gli unici che lo renderanno reale saremo noi. Noi perché abbiamo già sottoscritto una cosa del genere, e comunque perché saremo lì per vostra voce, e basta. In realtà io ho anche già una proposta di legge, mi hanno rimandato una mail dicendo la prima proposta di legge che porteremo in Parlamento sarà l'abrogazione della legge 27/9/2002-228, in pratica la ratifica dell'esecuzione degli accordi tra governo italiano e francese. Buonasera a tutti, mi chiamo Alberto Nerola, sono candidato al Senato, terzo, sono di Torino, ho 42 anni, faccio questo mestiere qua, l'operatore di ripresa, lavoro nell'impresa culturale. La cultura non è il vernissage della Cristillen con Chiamparino al San Paolo, la cultura è la grande occasione di questo paese di risorgere, sia per i cittadini, sia per l'impresa e per le associazioni culturali che si occupano di questo settore. Sono tantissime, abbiamo bisogno di defiscalizzazioni, abbiamo bisogno di microcredito, abbiamo bisogno di una cosa che non c'è in nessun altro programma culturale degli altri partiti: fuori i politici dalla cultura, fuori dai musei, fuori dalle fondazioni, fuori dalle partecipate che si occupano di cultura. Ci stanno trattando come degli schiavi, ce li danno i soldini così a poco, e invece no. Io nel 2005 ho fatto un documentario, l'ho girato qua, Gli anni di Valle, forse era il primo sui Notav. Bene signori, se oggi sono qua è anche merito vostro, perché qua ho capito che un popolo unito può cambiare le cose. Di qua è partita una grande rivoluzione.
Vi ringrazio tutti, ciao! Buonasera a tutti, sono Natale Di Santo, ho 26 anni e mi sono da poco laureato in ingegneria fisica. In Italia non abbiamo un piano energetico nazionale, diamo energia a 60 milioni di persone e imprese senza avere della strategia a lungo termine o a breve termine. E questo ci costa ogni anno 60 miliardi di euro per azioni di risorse per me per produrre energia. Allora, a quelli che ci governano adesso, non interessa che abbiamo delle case più efficienti che consumano meno, interessa che noi spendiamo di più per arricchire le grandi aziende che producono energia e ci tolgono i soldi con i chip 6-7% delle bollette della luce che avete pagato tutti quanti, vanno a finire poi agli inceneritori e non alle fonti rinnovabili. Quindi noi dobbiamo puntare su questo, maggiore efficienza e fonti rinnovabili, perché l'energia è legata a molte di altre cose, è legata all'economia perché con più efficienza si risparmia, è legata all'ambiente perché con più efficienza si inquina meno, ed è legata alla salute perché inquinare meno vuol dire stare meglio tutti perché c'è meno inquinamento. Grazie. Ciao a tutti, io sono Di Novaro, 46 anni, ho una laurea in matematica, un dottorato di ricerca in matematica, faccio il precario all'università e realizzo anche impianti di energia mini idroelettrica. Vedo che siamo tantissimi, allora io quello che vorrei dirvi, guardiamoci tutti, perché noi siamo qui adesso per cambiare questa società, non per far andare un po' meglio quello che c'è, perché quello ci hanno provato già gli altri ed è successo quello che è successo. Quindi guardiamoci bene, cosa vuol dire cambiare? Vuol dire che dobbiamo smetterla di fare i tricepi dentro la ruota. Noi stiamo in una grossa ruota dove c'è scritto produci, consuma, crepa. In questa ruota continuiamo a correre, correre e non andiamo da nessuna parte. E che cosa facciamo? Siamo al servizio della produzione, cioè usiamo la nostra vita per produrre, per far produrre a qualcuno dei beni che poi noi andiamo a comprare. Qualcuno ha fatto qualche studio, per esempio per mantenere un'automobile nuova si spendono tra i 6 e i 7 mila euro all'anno, vuol dire che per 4 mesi all'anno, o anche 5 per chi ha lavoro, perché chi non ce l'ha non si pone il problema, ecco, noi dobbiamo lavorare per mantenere questo oggetto, perché? Perché in Italia non si sono mai fatte politiche di trasporto pubblico, non sarebbe meglio se le persone potessero lavorare da casa, invece no, qualcuno per far aumentare il PIL ti fa andare da casa tua al posto di lavoro e tornare indietro. Tutto questo è una cosa che fa PIL. Un'altra cosa che fa PIL è quando tu fai un incidente, allora bisogna curarti e per curarti si spendono dei soldi, medicine, ospedalizzazione. Allora noi vogliamo uscire da questo circuito dell'incremento della crescita, perché ricordiamo, noi siamo su una piccola palla sperduta nell'universo con un po' di atmosfera attorno. Tutto il danno che facciamo qua dentro è un danno che si ripercuote sulla nostra salute. Qualcuno ci dice non possiamo usare le rinnovabili. E già, un intero pianeta va a rinnovabili da 4 miliardi di anni e già adesso noi non possiamo farlo. È chiaro che è una stupidaggine, no? Allora, perché nel nostro programma c'è scritto usciamo dal fossile e andiamo nel rinnovabile? Perché o facciamo così o distruggiamo noi stessi. Ci abbiamo già provato in passato, quando abbiamo creato il buco nell'ozono per le bombolette, spray e i gas refrigeratori. Voi direte, con la pelata non dovresti neanche fare ste battute. La verità è quella, però siamo corsi ai ripari perché ci siamo accorti che senza lo strato ozono che protegge il pianeta moriremmo tutti. Allora cerchiamo di fare anche questa volta la cosa giusta, il programma c'è, entrare nelle rinnovabili è una cosa che si può e si deve fare. In Svizzera hanno un piano energetico al 2050, noi ce l'abbiamo al 2007 credo, nel quale si pianifica progressivamente l'uscita dalle fonti fossili. Noi invece che cosa facciamo? Continuiamo a cercare il petrolio sottoterra, giustamente, no? O sott'acqua. Il nostro piano energetico prevede di andare a trivellare. Allora, che senso ha andare a trivellare quando sappiamo che il petrolio ha già superato il picco e sta finendo? Nessuno. Però, per l'interesse di qualcuno, si continua a fare questo. Allora, guardiamoci in faccia, a questo punto, o stiamo dentro nella ruota e continuiamo a correre, oppure usciamo dalla ruota, li mandiamo a stendere e facciamo una bella croce sul simbolo del movimento. Buonasera a tutti, io mi chiamo Daniela Di Virgilio, lavoro in un ente pubblico, studio giurisprudenza, sono laureanda in scienze giuridiche e metterò il cuore per la difesa dei soggetti svantaggiati, perché questo è il mio lavoro.
lavoro in comune a Collegno, così facevo un po' di pubblicità, mi occupo di politiche sociali e investirò tantissimo tutte le mie energie per la tutela dei disabili, delle coppie di fatto, dei genitori separati, dei figli contesi che sono mezza Italia. Ora, se mi permettete, vi presento due dei nostri connazionali che fanno i ricercatori, cioè che lavorano all'estero, sono tornati per votare e vi dicono due cose, perché noi siamo in diretta qui con i... quanti siamo adesso? Oltre 7.000. Oltre 7.000 alla piazza, ci stanno seguendo, magari anche tutto il mondo. Quindi abbiamo lui che arriva da Parigi e lei da Parigi, tutte e due. Potete presentarvi voi. Massimiliano Gambardella, sono uno dei candidati alla Camera, faccio il ricercatore all'Università di Parigi. Dall'altro lato delle Alpi non lo vogliamo! Non lo vogliamo! Non riusciamo a fare il collo! Allora, chi è? Daniela, vieni. Buonasera a tutti, sono Daniela Albano, 41 anni, sono laureata in fisica e insegno nelle scuole superiori. Sono mamma di due bambini. Sento Beppe che mi parla di tablet nelle scuole, di lavagne elettroniche negli altri paesi d'Europa, mentre io qua in Italia so delle maestre di mio figlio che la domenica vanno a scuola per asciugare l'acqua che filtra dai soffitti per non far trovare le scuole bagnate piene da bambini. Io non capisco come mai, come in questo paese, un paese come l'Italia, non si riesca a trovare i soldi per mettere in sicurezza le nostre scuole, quando si spendono un sacco di soldi per bucare una montagna o per costruire un inceneritorio o altre opere, o abbiamo speso tantissimi soldi per un ponte sullo stretto che non si farà mai. Non capisco come facciamo a noi preoccuparci di quello che è la salute dei nostri figli, dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Non parliamo mai di bambini, non parliamo mai di ragazzi, sono assenti. Eppure sono il nostro presente e il nostro futuro. Dovremmo occuparci molto di più di queste cose, dovremmo occuparcene, ma penso che noi come cittadini ce ne vogliamo occupare, per questo che le istituzioni devono tornare nelle mani dei cittadini. Ci vogliono dei cittadini nel Parlamento che facciano gli interessi di tutti i cittadini e di tutte le persone. Buonasera a tutti, mi chiamo Arduino Salvatore, ho 47 anni e mi occupo di salute. Sono un infermiere professionale, lavoro da 24 anni in area critica emergenza. Sono qui per difendere il diritto alla salute. La salute non è solo sanità, la salute è tutto quello che porta a un benessere fisico, psichico e sociale. Organizzazione Mondiale della Sanità, questo dice. Quindi qualunque cosa che faccia da contrasto a tutto quello che va a intaccare queste tre parole che ho detto riguarda la salute. Ho deciso di mettermi in campo, ma non solo adesso, ma da molto tempo, perché la salute è un diritto di tutti. La stanno distruggendo. Il prossimo colpo in Italia, e mancano pochi mesi, sarà questa. Da marzo cominceranno veramente a esserci dei grossi tagli. Come infermiere in area critica lavoro in una delle ASL più grosse d'Italia, sicuramente del Piemonte. Non sappiamo più come fare in emergenza in pronto soccorso, non ci sono più posti, non ci sono più lungodegenze, non sappiamo dove mettere la gente. C'è un imbuto che continua a riempirsi a dismisura. Dovete votare per voi stessi, ma dovete essere convinti, dovete votare per difendere la salute. È il futuro dei nostri figli, mia figlia è qua dietro, ha un handicap, io sono qui per difendere lei e difendere tutti quelli che hanno gli handicap. 400 milioni agli handicap hanno tagliato, 400 milioni c'erano, 400 milioni hanno tagliato. Dovete fare una scelta, non c'è più tempo, perché in Portogallo stanno arrivando esattamente come in Grecia, la Grecia è già fallita, noi siamo i prossimi, se vogliamo evitare di crollare dobbiamo decidere oggi. Il 24 e il 25 di questo mese, che cosa vogliamo fare? La salute è un diritto di tutti, quell'ospedale deve rimanere, perché nelle realtà come queste di montagna non può esserci nient'altro che un ospedale di zona. Se mi chiudono anche questo, voi non potete fare 40 chilometri, bisogna potenziare il territorio, dovete difendere e dovete votare per voi stessi. Votate Movimento 5 Stelle, perché votate per voi e partecipate, perché noi qua siamo solo dei referenti, voi dovete fare il resto e dovete controllare. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Michele Santarella, 53 anni, candidato al Senato, e ho smesso di credere alle favole e alla mancanza di sensibilità su argomenti in cui in questo momento molti partiti giocano veramente sporco per quanto riguarda i nostri evidenti problemi.
per cui io voglio soltanto andare a vedere i conti di quando fanno una strada e perché dimenticano lo scivolo, e voglio andare a vedere gli intrallazzi che ci sono dietro una serie di opere che vengono sempre casualmente dimenticate, perché non è mancanza di sensibilità, è proprio altro, ok? Così come siamo noi altri. Comunque io vorrei soltanto farvi notare una comunanza. Io sono undicesimo nella lista del Movimento 5 Stelle, candidato al Senato, e il mio antagonista all'undicesimo posto è un personaggio molto conosciuto da queste parti. Io non sarò Gesù, ma che il popolo questa volta scelga Barata, ok? Il combattente, il Fedain della Valle. Ciao, io sono qui a rappresentare me stesso come voi siete qui a rappresentare voi stessi. Noi siamo una grande famiglia, l'abbiamo dimostrato. La Valle di Susa non è più una valle fatta di singole persone. Grazie al Movimento Notaro, la Valle di Susa è una grande famiglia. È una grande famiglia che partecipa e si fa carico dei problemi degli altri. Ma non solo dei problemi della Valle di Susa, ma dei problemi dell'Italia e del mondo. Allora quando noi diciamo che non vogliamo il TAV, diciamo che non vogliamo il TAV perché intanto è uno spreco vergognoso di risorse. E in questo momento noi non possiamo permetterci nessun lusso di questo genere. Questo popolo, questa valle, ha contaminato, e io sono contento di quello che ha detto prima Beppe, il Movimento 5 Stelle è un movimento di persone che si vogliono bene, è un movimento di persone che si conoscono, sono amici, ma amici veri. Sono delle persone con cui si può condividere. E se si condivide, si cresce. Si cresce davvero. Allora io credo che noi qui dobbiamo davvero renderci conto di quello che diceva Beppe. Ognuno di noi ha una giornata fatta di 24 ore. Lavora, dorme, ma deve mettere una parte del suo tempo a servizio degli altri, come abbiamo fatto tutti noi notaro, perché ci hanno detto che prendevamo i soldi dalla Germania, dall'estero, da chi che ci arricchiva facendo i notaro. No, ho fatto quello che fa il 5 Stelle, solo che noi è 20 anni che lo facciamo. Paghiamo di tasca nostra per poter fare le lotte. Paghiamo di tasca nostra, perdiamo il nostro tempo, le nostre ore, per poter metterci a servizio della comunità. E questa è una cosa bellissima. E questa è una cosa che fa davvero crescere. È una cosa che li sconvolge perché nessuno di loro si rende conto. In Clarea stanno facendo un buco col cucchiaino. Devono fare 7,5 km, barra forse 10. Devono chiudere tutto entro un altro anno. In 3 mesi hanno fatto 7 metri. Non so cosa faranno. Chi va piano la sanno, ma loro lavorano per l'alta velocità. Qualche problemino ce l'avrà. Allora io credo che bisogna interessarci. Io mi ricordo quando ero giovane, una vita fa, gente. Quando ero giovane c'era un signore che si chiamava Don Milani e faceva il prete. E a Batania diceva I care. Io sono rimasto colpito negli anni 60 da questa battuta. E l'ho fatta mia. E da allora la mia vita è sempre stata un mi interessa, non un me ne prego. E allora mi interessa capire perché ci sono delle ditte di Susa che incassano per dei lavori fatti in Clarea 500 euro per un tombino di cemento 50x50x50. Mi sembra sbagliato.
capire perché l'ETF ha pagato 850.000 euro per l'affitto di baracche quando i prezziari nazionali dicevano che si doveva spendere al massimo 300-400.000 euro, forse anche molto di meno. A me interessa capire perché c'è qualcuno che incassa i soldi dallo Stato a 2, 300, 400 giorni quando gli va bene che li incassa, e perché qualcuno in Clarea ha incassato le fatture a 13, 14 giorni, barra 25, barra massimo 40. Allora, questo mi interessa capirlo. Mi interessa capire perché hanno preso delle aziende che non avevano i requisiti per essere assunti. C'è una legge dello Stato che dice che per poter lavorare in un appalto pubblico in Italia devi avere la certificazione, che brevemente si chiama la SOA. Due di queste ditte non l'hanno mai avuta. Eppure hanno avuto degli appalti per 2,5 milioni di euro. Allora io voglio capire queste cose, voglio capire perché. Non perché sono geloso, ma perché voglio capire perché la legge non è uguale per tutti. Allora, noi qui abbiamo dei candidati. Abbiamo dei candidati che conosciamo, che sono sempre con noi, che sono sempre venuti con noi, che erano in Clarea, che c'erano sempre dappertutto. Hanno addirittura messo una roulotte in Clarea e hanno detto che era l'ufficio distaccato del 5 Stelle della Regione. Ebbene, poi l'hanno distrutta i carabinieri, ce l'hanno staccata completamente. Allora, queste sono persone che noi conosciamo. Questi noi li conosciamo, non sono delle facce strane che non sappiamo da dove arrivano. Noi dobbiamo votare loro. Noi dobbiamo votare loro perché sappiamo dove stanno, perché sappiamo dove sono, perché sappiamo che cosa devono fare. Ma noi dobbiamo impegnarci tutti, dopo che li abbiamo mandati a Roma, a continuare a lavorare con loro, per loro e per noi. Perché se loro non sanno che cosa devono fare, non lo faranno mai. Allora noi dobbiamo partecipare come abbiamo sempre partecipato contro il TAV. Si dicono già che ci prenderanno per un gruppo di facinorosi dopo questo. Ciao Susa e ciao a chi ci segue dalla cosa. E io vi ringrazio ovviamente di essere qui presenti, vi ringrazio di seguirci sempre perché so che ci seguite sul nostro sito e su Facebook. Da quasi 3 anni oramai sono eletto in regione, lo sapete, consigliere regionale insieme a Cotta. Non è facile ovviamente la convivenza, perché voi lo sapete che abbiamo già avuto un assessore arrestato, indagato per lo scandalo delle assegnazioni dei pannoloni, una delle forniture provenienti della sanità, e adesso abbiamo un altro assessore che è indagato per quanto riguarda le intercettazioni sul bollo auto. Cioè riescono pure a rubare, a fare la cresta sul bollo auto, perché c'era l'azienda, la GEC, che faceva praticamente la riscossione del bollo auto, che andavano a parlare con questo assessore e diceva: ma mi garantisci comunque la garanzia di nuovi appalti anche in altre regioni come in Veneto? E lui diceva: sì, parlerò con l'assessore, tranquillo. Quando hanno visto le intercettazioni, il giornalista ha spiegato: ma normale, io andavo a parlare con gli imprenditori, facevo delle rassicurazioni, eccetera, ma non ci vedo nulla di particolare. Questa è la politica che ci governa in regione Piemonte e deve finire a Roma come deve finire a Torino. Quindi una piccola speranza c'è, una speranza nella
nella sfortuna, diciamo, perché il presidente Cotta, lo sapete, per dare un valore aggiunto alla lista della Lega Nord, si è candidato capolista sia in Piemonte 1 che in Piemonte 2. Quindi verrà sicuramente eletto e potrebbe magari scegliere di restare a Roma. Ora voi direte, non so cos'è meglio, se sia in Piemonte o vada a Roma, però potrebbe essere che, anche perché ricordiamoci che c'è ancora un processo aperto per il film Farsi, perché hanno detto che noi abbiamo fatto vincere Cotta, ma che cavolo vuol dire? Cotta ha vinto perché una lista ha raccolto delle firme false, ha raccolto una lista con delle firme false. Quindi devono andare a casa perché sono un raggruppamento irregolare e rifaremo le elezioni. Poi le scelte che sta facendo l'ha già detto chi mi ha preceduto, Salvatore. Ora, è pensabile che ci dicano che dappertutto tagliano i servizi, chiudono gli ospedali, dovrebbe chiudere anche Susa, e dicono no, lo teniamo aperto perché è l'ospedale del TAV e potenzieremo la traumatologia perché gli operai si faranno male. Ma questo è pensabile in un paese civile? Quindi noi non ci crediamo più, noi vogliamo veramente cambiare il modo di fare politica, lo stiamo facendo, lo sapete, abbiamo rinunciato in Piemonte ai rimborsi elettorali, ci siamo autoridotti lo stipendio a 2.500 netti al mese, abbiamo fatto una denuncia continua dei privilegi che hanno i consigli regionali, addirittura lo sapete, no? Lo scandalo dell'autodichiarazione, un consigliere che fino all'altro ieri andava in giro, si firmava che era stato per un incontro istituzionale e prendeva 122 euro di gettoni presenza per rimborsi auto. Siamo riusciti alla fine a far arrivare la Guardia di Finanza nei gruppi consigliari e finalmente stanno indagando. E hanno scoperto cose simpatiche, vado a chiudere. Un consigliere regionale del PD si è comprato con i soldi del gruppo istituzionale un tosaerbe. Un tosaerbe, cioè, capite che non ha senso. Questi con i soldi pubblici fanno tutto quello che gli interessa loro, non ribattono 15.000 euro netti a mezzo. Quindi stiamo ottenendo le prime vittorie, siamo riusciti a far dimezzare gli stipendi, ora si prenderanno 6.600 euro al mese. Noi vogliamo ancora ridurli perché se il paese va male la responsabilità è di chi ci sta governando e non possono pensare di farsi le leggi e guadagnare quanto voglio quando il paese affonda. Quindi io chiudo veramente volendo dirvi questo, crediamoci, siamo veramente insieme, cerchiamo di costruire qualcosa di positivo insieme per il futuro del paese, perché se no andando avanti così finiamo come la Grecia. Monti ha sbagliato tutto, l'austerità è stata una follia, ce lo dicono tutti gli economisti all'estero, che così ci stiamo suicidando, quindi le ricette per cambiare ci sono il nostro programma, il programma è aperto per la partecipazione di tutti, quindi 24-25 febbraio pensate veramente bene a chi votare, convincete gli indecisi che è la cosa più importante e proviamo veramente a fare qualcosa insieme. Abbiamo bisogno dei rappresentanti di lista. Andavano alla spugnetta, non c'è più spugnetta perché c'è crisi, si deve ciucciare, perché se non ciucci la matita è copiativa, lo sapete, si può cancellare. Quindi ciucciatelo, esercitatevi adesso, vediamo delle matite da ciucciare. Questo è il nostro paese che va verso il futuro. Quindi grazie, adesso fate finta di niente, fate finta di non date nell'occhio, spargetevi senza dare nell'occhio, andate piano piano e spargete il verbo. Quindi grazie di tutto, della cortese attenzione e andiamo adesso a buttarci dentro un forno a legna, cosa dobbiamo fare? Un freddo così, no? Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ah, chi è il microfono?